Sociologa della comunicazione, scrittrice, osservatore partecipante, producer. Dice che il suo lavoro è esattamente la definizione di se stessa. Giorgia Butera. L'organizzazione della Leopolda per l'invito esteso al team Meteonus. Ringrazio il sottosegretario Faraone perché dall'inizio segue la campagna. Io sono qui per parlare della mia campagna di sensibilizzazione, una campagna che è uscita il 21 settembre 2014 quando il giornale ONU Italia ha utilizzato il manifesto realizzato da me, Alessandra Lucca e Federica Simeoli, siamo tre siciliane, realizziamo questa campagna, inviamo all'ONU il nostro documento e da loro viene utilizzata per presentare la giornata di alto livello sul tema dei matrimoni precoci e forzati a New York al Palazzo di Vetro. Come nasce e come arriviamo a questa campagna? La mia ultima pubblicazione è un testo sui diritti delle donne in ambito internazionale. Il titolo è "Per quanto mi riguarda ho fatto la mia scelta". Una fotografia a livello internazionale su quelli che sono i diritti negati alle donne. Il territorio italiano è offeso dai diritti negati, ma a livello internazionale è molto ma molto peggio. Affronta il tema delle spose bambine. Credevo di conoscere questo fenomeno ogni giorno, quotidianamente mi rendo conto, invece sono soltanto all'inizio di questa conoscenza. Decidiamo di affrontare questo percorso. La campagna esce, non era una campagna ma era un manifesto. Quando invece l'ONU ha postato, citando i credits, titolando che dalla Sicilia partiva una campagna a livello internazionale sul tema dei matrimoni precoci e forzati, capisco che tutto doveva cambiare. Ci siamo sedute da quel momento un cammino corposo. Faccio un excursus molto veloce. Abbiamo ricevuto nell'arco della prima settimana diverse lettere di encomio dalle più alte cariche dello Stato, Boldrini, Napolitano, Grasso. Arrivate delle lettere da parte della Farnesina e il Viminale. Abbiamo tenuto una conferenza in Senato il 9 dicembre perché quello che noi stiamo facendo non è soltanto un'operazione, un impegno ideologico, ma siamo concrete nel nostro agire. Arriviamo anche a essere candidate, a essere finaliste al premio San Bernardino come comunicazione eticamente responsabile. Io ringrazio i mezzi di comunicazione che quotidianamente parlano di noi, tra l'altro senza un intervento diretto da parte nostra. Arriviamo presto all'estero. Nell'arco veramente in un mese dall'uscita della campagna noi siamo entrate in Kenya, in Costa d'Avorio, in Senegal, anche al Collegio Turco di Tirana. È sicuramente un tema, una tematica che coinvolge alcuni territori, in particolare come l'Africa subsahariana, come l'Asia. Ma esistono delle ricadute importanti anche nel nostro territorio. Noi abbiamo già una logista in Kenya, ad esempio. Siamo entrati in alcune scuole, come la scuola di Marafiki, la Home Children, ma abbiamo anche calendarizzato una serie di incontri nel territorio italiano. Giorno 6 iniziamo negli istituti penitenziari. Noi parliamo di questo tema che ricordo che coinvolge 70 milioni di persone. L'ultimo dato dell'ONU, parliamo di circa un mese e mezzo fa, sono 39.000 le spose bambine che ogni giorno vengono date in sposa. Questo perché è sicuramente una mistificazione. Spesso si vuol credere che si tratti di fenomeni, parametri culturali e religiosi. Nello Yemen, ad esempio, molti di voi sapete di questa bambina Rawan morta a 8 anni perché è morta per lesioni subite a causa del primo rapporto sessuale. Lei 8 anni, il marito 42. Per certe culture la donna, la bambina, può essere data in sposa dopo il ciclo mestruale, e il ciclo mestruale può anche avvenire a 8 anni, quindi a 8 anni tu puoi essere data in sposa e tu puoi avere rapporti sessuali. Molto spesso queste bambine rimangono anche incinte e muoiono perché? Perché il loro corpo non può tenere un feto all'interno. Noi stiamo incontrando tante ragazze che anche nel nostro territorio, a pochi passi, a Ballarò, tante arrivano qui, arrivano anche attraverso gli sbarchi perché scappano da questi matrimoni forzati e chiedono aiuto. E quando tu cominci a offrire a loro questa consapevolezza, loro si aggrappano a te perché vogliono capire come fare, come potersi ribellare. Il nostro è un impegno che va quotidianamente avanti, abbiamo delle pagine nei social network attive e interattive, come dico io, perché riceviamo tante testimonianze, riceviamo delle immagini, scaricano il manifesto e scrivono che sostengono la campagna. Questa è una diffusione importante. Giorno 6 marzo
noi iniziamo degli incontri negli istituti penitenziari e iniziamo proprio qui a Luciardone, perché noi parliamo sì del tema indicato, ma parliamo dello squilibrio di genere, perché la donna è ancora soggetta al dominio imperante dell'uomo. Noi siamo entrate nelle scuole sul territorio italiano. Palermo ancora non abbiamo iniziato, ma lo stiamo per fare. Abbiamo già calendarizzato degli incontri negli SPRAR. Io ritengo che sia un dovere morale. Io sono sempre stata una, insomma, dalla tenera età mi sono sempre impegnata, sono sempre stata una ribelle culturale. Io credo che sia un dovere morale, etico, di chi ha più forza, di chi ha più capacità, voglia di abbracciare l'altro oltre noi, di intervenire. Per me è inammissibile che si lascino delle generazioni. La nostra campagna, e qui mi collego al sottosegretario, sostiene il diritto all'istruzione. Il diritto all'istruzione è un diritto inviolabile. Una società cresce e si sviluppa se viene data conoscenza, sapere e consapevolezza. E da qui l'umanità sarà libera. Io mi auguro che la nostra campagna sia sostenuta, perché è chiaro che il nostro intervento abbia bisogno di interventi. Io ringrazio Davide Farone perché sostiene la campagna dall'inizio, non la sostiene da adesso, e quindi grazie per questo interesse. Grazie. Sono bambina, non una sposa. Sono 70 milioni le donne, le ragazze, le bambine vittime di matrimoni precoci e forzati. Un terzo sotto i 15 anni. Molte bambine di 8, 9, 10, 12 anni. Bambine cedute dalle proprie famiglie perché ritenuto un fatto culturale. Molte di queste bambine muoiono anche durante la prima notte di nozze a causa delle lesioni subite per i rapporti sessuali. La nostra è una campagna di sensibilizzazione che pone l'accento sui diritti umani negati. Stop alle spose bambine, stop ai matrimoni precoci forzati. Chiediamo ai mezzi di informazione e comunicazione di sostenere e diffondere il nostro messaggio. Chiediamo ai governi di tutto il mondo di intervenire a ciò che queste barbarie abbiano fine. Sono bambina, non una sposa. Campagna di sensibilizzazione, diritti umani negati.